La città metropolitana di Torino ospita lo sportello di informazione europea Europe Direct, che fa parte della rete ufficiale dei centri informativi sull'Europa promossi dalla Commissione europea. Lo sportello è finalizzato a promuovere e diffondere l'informazione e la comunicazione sull'Europa a livello locale. Negli anni sono cresciuti i punti locali sul territorio metropolitano e provinciale. Sono circa 30 gli sportelli chiamati Antenne Europa nelle città più grandi del territorio. Questa mattina, a margine dei lavori del Consiglio metropolitano, il Comune di Collegno ha rinnovato questa intesa per l'Antenne Europa. Hanno firmato la consigliera metropolitana delegata ai progetti europei, Anna Merlino, e il sindaco di Collegno, Francesco Casciano. È un impegno che abbiamo deciso di portare avanti, ma anzi amplieremo ancora di più, e siamo molto contenti che la città di Collegno abbia voluto portare avanti questa iniziativa sul territorio. È importante per i nostri giovani, è importante per i cittadini che devono sentirsi sempre più parte di questa Europa. Quindi con questo sportello noi diamo la possibilità a chi vuole, sul territorio evidentemente, di capire quali sono le offerte che l'Unione Europea mette a nostra disposizione. Lo sportello Europa nostro della città metropolitana è molto importante perché è lo sportello che è autorizzato proprio dall'Unione Europea. Collegno è a tutto tondo una città europea, quindi siamo fermamente convinti che investire sia in informazioni, in opportunità culturali per i nostri giovani e anche conoscenza dell'Europa, perché molto spesso appunto facciamo riferimento anche a livello nazionale alla burocrazia europea, invece noi abbiamo provato con mano che intanto come dire, una politica continentale può aiutare i nostri stati a svilupparsi, ma anche i nostri comuni. Noi abbiamo una fitta rete di gemellaggi e crediamo proprio che la cooperazione internazionale sia uno di quei fattori di sviluppo più importanti sia per, diciamo, i ragazzi e i giovani che studiano, che ormai sono giovani cittadini europei a tutto tondo, sia per le opportunità di finanziamento e di sostegno alle nostre politiche. Quindi viva l'Europa!